Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata sull'Iran con la redazione internazionale. Io sono Andrea Lesiani e con me di nuovo c'è Nima Baeli, analista geopolitico con focus sulla sicurezza ed esperto di Iran, che ci guiderà in questa appunto guida alle elezioni presidenziali. Elezioni che si tengono in un contesto insomma abbastanza complesso, all'indomani della morte del presidente Raisi. E ne abbiamo parlato e vi rimando subito a una puntata che abbiamo pubblicato un paio di settimane fa, ormai, se non erro, dove Nima, oltre a parlarci del contesto della morte del presidente, ne ha approfittato in realtà per fare un affresco straordinario del sistema di potere in Iran, del suo funzionamento e dei vari blocchi di potere che si contendono il potere. E lì si faceva un po' qualche pronostico e qualche ragionamento proprio su come si sarebbe arrivati a queste elezioni. L'obiettivo di oggi, appunto, è insieme, in una puntata che cercheremo di tenere il più breve possibile, è capire, appunto, qual è il contesto di queste elezioni e quali sono, qual è la posta in gioco, chi sono i candidati e che cosa si aspettano i vari blocchi di potere nel paese. Quindi io partirei proprio, Nima, da una domanda, diciamo, sintetica, tanto poi nel video precedente i nostri spettatori potranno andare sui dettagli. Come funzionano le elezioni presidenziali e alla luce anche del fatto che sono state fatte quest'anno proprio anche le elezioni legislative, quindi come si rapportano i due poteri e come funziona il Consiglio dei Guardiani e chi sceglie i candidati e conseguentemente qual è lo spazio, diciamo, di libertà degli elettori in Iran per scegliere il presidente. Sì, diciamo intanto di nuovo buongiorno a tutti. Sì, il sistema elettorale iraniano, come anticipato anche l'altra volta, va su due percorsi paralleli. Ci sono le istituzioni, quelle nominate e poi quelle elettive. Quelle elettive, il Presidente della Repubblica rientra tra appunto le istituzioni elettive e funziona in una maniera in realtà abbastanza semplice. Chi vuole partecipare al ruolo di presidente, la Costituzione iraniana non è chiara e quindi non vincola da questo punto di vista se il genere deve essere maschile o femminile. Per cui teoricamente potrebbe una donna essere eletta presidente, anche se a tutt'oggi non ce n'è mai stata nessuna e nessuna finora ha superato il vaglio, delle candidature. In queste ultime elezioni, per esempio, alcune donne si erano candidate, ma poi non hanno superato il vaglio. Un vaglio che viene fatto da un'organizzazione di cui avevamo parlato anche l'altra volta, che si chiama il Consiglio dei Guardiani, che è una sorta di corte costituzionale, che è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dalla Guida Suprema e 6 dall'Ordine Giudiziario. E al contempo, appunto, i 6 nominati dalla Guida Suprema sono 6 clerici, mentre i 6 nominati all'ordine giudiziario sono 6 laici, quindi magistrati. Questa sorta di corte costituzionale vaglia se le persone che si possono candidare abbiano quelle cosiddette caratteristiche congrue per potersi candidare. Alcune caratteristiche sono un po' più semplici da vedere, tipo devono aver ricoperto in passato dei ruoli apicali all'interno del sistema politico, devono essere laureati. Questo è un qualcosa che, per esempio, altri sistemi, anche in Italia, non è chiarito a questo punto, mentre in Iran è chiaro che il presidente deve avere da un titolo di studio in su. A suo tempo, per Raisi, era stato accusato di essere abbastanza ignorante, ma era per certi versi il suo curriculum non era così forte da un punto di vista di studi classici, ma aveva un suo curriculum di studi teologici. E se questi sono, diciamo, degli elementi chiari, altri elementi invece di vicinanza al sistema della Repubblica Islamica non sono così chiari, perché negli anni sono state bloccate candidature di persone che erano vicepresidenti della Repubblica o che erano presidenti di lungo termine del Parlamento iraniano, come anche per esempio in queste elezioni ci sono alcune persone che in precedenti tornate sono state vetate e che in questa tornata invece gli è stato permesso di partecipare. Uno dei grossi dibattiti, delle grosse campagne, lotte che si diceva sempre che dovessero essere fatte, era per cercare di ottenere quantomeno da questo Consiglio dei Guardiani una spiegazione scritta
che certificasse il perché del blocco di alcune delle candidature, cosa che la Corte, che il Consiglio dei Guardiani non fa. Per cui il Consiglio dei Guardiani rigetta la candidatura di Nima Bailey, ma non spiega perché l'ha rigettata. E questo da un punto di vista semplice. Poi, appunto, invece andando sui numeri, in realtà, appunto, una percentuale di vaglio storicamente è sempre stata molto bassa. Per esempio, nelle elezioni del 2017, che sono quelle dove per certi versi c'è stato il massimo dei candidati, ci sono stati 1.636 candidati che si erano proposti per il ruolo di presidente, e alla fine dei giochi la Corte, appunto questo Consiglio dei Guardiani, questa sorta di Corte Costituzionale, ne ha approvate 6. Questa tornata qui invece sempre sono state approvate 6, ma da un monte di soltanto, fra virgolette, 80 persone. Se dovessimo andare a vedere lo storico degli approvati, dei presidenti potenziali, dei concorrenti potenziali di presidenti approvati, vedremmo che a parte la prima tornata, quella del 1980, quella post-rivoluzionaria, in cui su 123 registrati ne approvarono 96, in tutte quelle successive il numero degli approvati ruota attorno dai 6 agli 8, da un minimo di 3-4, ma normalmente quantomeno, diciamo, in queste ultime che noi possiamo vedere dal 93 in poi, si va da un minimo di 4 candidati approvati a un massimo di 10. Per cui appunto la percentuale di mortalità, fra virgolette, di candidati registrati è molto alta. In questo caso specifico, per esempio, due importanti, fra le varie personalità che si erano candidate, però due importanti personalità politiche della Repubblica Islamica, sono state cassate. Ma se andiamo a vedere, però, questa non approvazione, già nell'ultima tornata elettorale, quella che poi portò alle elezioni di Raisi nel 21, ambedue erano stati appunto bloccati anche in quell'altra tornata. Nello specifico mi riferisco alla Rijani, Lila Rijani, che è stato lo storico presidente del Parlamento iraniano per più di 10 anni, e dall'altra parte appunto quello più notorio in Occidente, ovvero Ahmadinejad, che è stato per 2 tornate presidente della Repubblica iraniana, islamica iraniana, e famoso in Occidente per le sue sparate che faceva contro Israele, contro appunto la società civile iraniana. Grazie Nima, e a questo punto io andrei a chiederti invece del contesto economico e sociale dell'Iran di oggi, che si approccia a queste elezioni, che sappiamo essere un contesto difficile. Un paio di domande che volevo farti, una ha a che fare con l'affluenza, perché come mostrano le immagini che vi vado a mettere adesso in sovrimpressione, questo qua è un grafico che mostra, diciamo, il turnout, quindi l'affluenza delle ultime elezioni. Le elezioni del 2021 hanno visto, insomma, una brusca calata dell'affluenza, quindi volevo chiederti cosa ci si aspetta e quali sono i fattori dietro questo calo e quali sono un po' i pronostici per questa tornata, e anche volevo chiederti quali sono in Iran i temi di questa campagna elettorale, cioè gli elettori di cosa discutono, i media di cosa discutono, e poi quando andremo sui candidati, insomma, ti chiederò pure di quali istanze vengono portate. Però adesso ti chiedo un po' un cappello generale su questo. Sì, se andiamo a vedere quello schema che hai fatto vedere, in realtà il flusso appunto di affluenza alle urne è andato ancora più calando nelle elezioni di quest'anno, che si sono tenute nel 24 e che vanno a vedere appunto e che toccavano appunto l'assemblea dell'elezione dei parlamentari e dell'assemblea degli esperti, che si è attestata a circa un 43% come dato nazionale, con un valore fra il 20 e il 30% invece su Teheran, che è questa capitale gigantesca dell'Iran, un po' come in Francia, Parigi e la Francia. E l'affluenza fu altissima nel 2009, quando poi venne fuori l'onda verde, in quanto a seguito della prima elezione di Ahmadinejad,
e questo è un elemento che poi andremo a vedere anche nel caso delle candidature che sono state poi bloccate o meno, Ahmadinejad all'esterno, forse all'esterno del paese, forse è più conosciuto rispetto all'interno. Internamente lui è famigerato per i dati del 2009 che noi andiamo a vedere. Nel 2009 questa affluenza fu così alta perché dopo il primo mandato di Ahmadinejad, che fu rappresentativo per una gestione poco oculata del sistema economico e poco trasparente del sistema appunto sia economico che politico, la massa di persone andò al voto per non far vincere Ahmadinejad e andarono, da quello che appunto gli iraniani stessi pensavano, per far vincere Mousavi. E fu lì che si raggiunse l'apice dell'85, l'apice precedente all'80, quando ci fu, come avevamo detto l'altra volta, la prima elezione di Mousavi, che modificò un po', aprì la società civile iraniana dando più diritti alle donne e alla popolazione. Però nell'85 l'elezione, come confermata dal presidente del Parlamento, che è Larijani, che è l'altro che è stato poi cassato in queste elezioni, confermò la vittoria di Mousavi, per poi nel giro di un'ora o due dire che invece no, aveva vinto Ahmadinejad, scatenando quindi l'onda verde, scatenando quella che per molti degli ascoltatori è la prima volta in cui le questioni civili delle donne, della popolazione, sono più balzate agli occhi qui in Italia. E quelle successive sono state importanti perché rappresentano quelle di Rouhani, quelle al 73%, con la speranza, fra virgolette, di un'apertura economica, di un miglioramento economico. E poi arriviamo al crollo del 49%, di cui una grossa percentuale, circa un 15-18% di schede bianche e nulle. Questo fa capire come probabilmente molte persone fossero costrette ad andare a votare, che quindi hanno scientemente annullato le schede. E questo per dire cosa? Per dire che questi dati ci fanno leggere due elementi fondamentali. Da una parte il fatto che un sistema politico, quello appunto della Repubblica Islamica, che ha sempre cercato di spingere sulla sua sul fatto che teoricamente il popolo doveva sostenere questo movimento, andiamo a vedere come i dati ci presentino un sistema politico che, nella migliore delle ipotesi, parafrasando quello che per certi versi è un attacco che spesso loro fanno allora al sistema occidentale capitalistico e corrotto, eccetera, eccetera, i dati di affluenza alle urne sono diventati oggi simili a quelli appunto che loro tanto attaccavano. E questo fa capire come si è creato un fortissimo scollamento fra popolo e sistema al potere. Pur non andando a vedere anche poi le rivolte che in questi due anni in Italia noi abbiamo, nel mondo abbiamo visto, per la ricerca di diritti civili e diritti umani in Iran. L'altro elemento di questo crollo appunto dei dati di affluenza potrebbe essere, oltre che questo scollamento da questo sistema politico che oramai non rappresenta la maggioranza degli iraniani, quantomeno un 60% degli iraniani, andando a vedere questi dati, non si sente più rappresentato o non ha più fiducia in questo sistema politico. E dall'altra parte invece c'è il fatto che finché c'era una speranza di miglioramento, quindi nel 97 con Khatami, nell'85 con Mousavi, nel 2009 con Mousavi, quindi all'85%, e nel 2013-17 con la speranza di poter fare l'accordo nucleare e quindi aprire finalmente l'Iran al mondo e avere uno sviluppo economico, creare una società normale, che è quello che gli iraniani sperano, vogliono. La società iraniana, come avevamo detto anche l'altra volta, è caratterizzata di alti livelli appunto di istruzione, di apertura nei confronti del mondo e da una bassissima età media. E questo vorrebbe quindi che il sistema fosse aperto. Al contrario, noi siamo, la Repubblica Islamica è un sistema fortemente chiuso. E questi dati che dicevo fanno capire come rappresentano questo crollo di speranze di un miglioramento che è stato a seguito appunto
della fuoriuscita nel 2018 da parte appunto di Trump dall'accordo nucleare, che ha per certi versi chiuso tutte le speranze di una sorta di miglioramento dello status internazionale dell'Iran o della Repubblica Islamica, e spesso potrebbero non essere sinonimi i due termini. E questo ha portato oggi alla situazione nella quale la popolazione civile, la popolazione iraniana soffre un alto livello di disoccupazione, un alto livello di inflazione, soffre una perdita del potere d'acquisto, un isolamento sempre più importante a livello globale. Possiamo vedere per esempio che in questi due anni di crisi ucraina, in cui c'era necessità di energia a seguito dei blocchi, delle sanzioni dell'energia russa, l'Iran è la seconda al mondo per riserve di gas naturale, la quarta per riserve di petrolio, ma nessun paese ha bussato alla porta della Repubblica Islamica. L'Iran oggi ha le proprie esportazioni energetiche praticamente sanzionate e si rivolge nella sua vendita fondamentalmente alla Cina, dove vende i prodotti energetici iraniani con un prezzo molto più ribassato rispetto ai prezzi di mercato, e dove è costretta, a causa appunto di questo proprio acquirente monopolistico, a trattare poi degli scambi di merce, al contrario appunto di ottenere invece proprio la valuta pregiata. E questo è un qualcosa che fa capire come la popolazione sia fortemente contraria e stanca. Su tutto questo si aggiunge anche, ed è questo probabilmente che è stato un errore ulteriore dell'ultimo presidente appunto morto dell'incidente, in un contesto economicamente sempre più problematico, negli ultimi 2-3 anni anche da un punto di vista di libertà, sempre come si diceva a fronte di una società molto giovane, il presidente Reisi e i suoi referenti politici hanno invece cercato di stringere ancora di più la questione appunto dei diritti civili o meno che appunto la popolazione iraniana cercava. E questo ha portato un'ulteriore esasperazione che poi portò appunto oramai circa 2 anni fa alla morte di Mahsa Amini, e da lì quella rivolta generale che ha unito vari elementi che erano sotto traccia nella società iraniana, quindi la richiesta di diritti da parte delle donne ma anche degli uomini, delle problematiche economiche, anche la questione delle minoranze. L'Iran è un paese multietnico in cui i persiani non sono maggioranza ma circa un terzo al 40% della popolazione sono di altre etnie, spesso ben rappresentate all'interno del sistema. Per esempio la guida suprema, come anche Pezeshkian, fanno parte, come anche lo stesso Khalibov. In realtà, se andassimo a vedere dei 6 candidati, quantomeno 2 sono rappresentati, 2 fra quelli fra virgolette più papabili sono rappresentativi di minoranze etniche. E questo appunto fa capire, come dicevamo appunto, c'è questa problematica soggiacente che in questi ultimi 2 anni ha portato appunto alle varie manifestazioni di Donna Vita Libertà, che però hanno unito su un insieme di elementi che già quantomeno dalle rivolte del 2009, a seguito appunto dell'adrucinio delle elezioni del 2009, erano già avvenute appunto, si erano già espresse. Ottimo, e da questo, visto che appunto hai già fatto riferimento ai candidati, ti chiederei, insomma, una volta chiarito un po' il contesto con cui si va a votare, chi si va a votare, quindi chi sono i 6 candidati selezionati dal Consiglio dei Guardiani, e magari appunto ti chiederei anche un commento invece sui 2 esclusi di cui parlavamo prima, e anche per capire insomma quali sono i blocchi di potere che sono espressi da questi candidati, e poi ti chiederò pure un pochino quali sono le aspettative dei vari blocchi di potere, in particolare della guida suprema, rispetto a queste elezioni. Sì, allora, come accennato appunto, i 6 candidati, all'interno appunto di questi 6 candidati, rappresentano per certi versi anche, ed è questo probabilmente è stata anche una volontà da parte appunto del Consiglio dei Guardiani o del sistema, di rappresentare anche parte delle componenti etniche non persiane,
Questo per dire cosa? Per dire che, per esempio, appunto, circa un 30-40, da un terzo al 40% degli iraniani non sono di etnia persiana, sempre con i limiti e le statistiche, perché poi in Iran, come nell'ex Jugoslavia, le famiglie sono molto mischiate, per cui il concetto di etnia spesso è un concetto di autopercezione, per cui ognuno di noi iraniani ha nel suo sangue, nel proprio DNA, varie etnie mischiate, quindi poi alla fine è quello che oggi tu ti percepisci piuttosto che quella che è, diciamo, la tua etnia di origine. Però, pur facendo questa introduzione, comunque le statistiche dicono che da un terzo a un 40% della popolazione iraniana non è composta di persone di etnia persiana. In Iran c'è questa cosa che è molto interessante, per esempio un bilinguismo diffuso, per cui tu all'interno della tua regione, della tua area geografica, parli la tua lingua regionale e però al contempo switchi in maniera abbastanza semplice poi sul persiano quando parli con le altre componenti del paese. Di questi, a proposito di questo, se posso interromperti, visto che menzioni il tema linguistico, con il linguista Stefano Vittori l'anno scorso, e lo metterò nel link in descrizione, abbiamo proprio fatto una puntata sulle lingue dell'Iran, quindi potete, per chi è interessato, recuperare questo tema in maniera un po' più approfondita, sempre su Liberi Oltre. Prego, Nima. È molto interessante perché secondo me poi fra l'altro è rappresentativo dell'identità imperiale iraniana, ovvero di come altri paesi poi nei secoli si siano formati, in realtà poi su forte influenza dei nazionalismi dell'Ottocento europei, che hanno un po' rotto queste scatole imperiali in cui si è un elemento etnico nazionale ha voluto influenzare le altre, mentre invece l'Iran, per sua tradizione già dall'epoca Achemenide, quindi 2500-3000 anni fa, ha sempre portato avanti, ed è questo secondo me una cosa bella, che con tutti i limiti ancora questa cosa funziona, nella quale appunto tutte le varie etnie del paese portano avanti le loro identità e perlomeno fino ad ora coesistono e interagiscono in maniera funzionale, pur con i tentativi spesso esterni poi di fomentare le varie minoranze, quelle magari anche un po' più marginali. Nello specifico, appunto, come dicevo, su quantomeno su questi sei candidati, due hanno un'origine etnica altra. Nello specifico, Kolibov, uno dei candidati, quelli diciamo più quotati, l'ex sindaco di Teheran, è quello giù a destra, però questa è la sua foto oggi. Se tu per esempio vai su internet e metti una sua foto Kolibov giovane, young, vedi com'era da giovane. Se rientra completamente all'esterno, non rientra per niente in quello che uno potrebbe pensare di un iraniano, di come era fatto. Guarda, ti mando proprio anche nello specifico. Ecco qua, sì. Quindi è molto, diciamo, tratti europei, era biondo, di carnagione chiara. E questo è caratteristico del fatto che lui sia di etnia curda. Lui è rappresentativo appunto dell'etnia curda. Al contempo, come era anche Massamini, no? Se non sbaglio. Come anche Massamini, che era appunto, veniva appunto da un'area curda. Lui invece appunto è curdo, di quelli lui ha combattuto poi nella guerra appunto degli 8 anni in Iran, fra Iran e Iraq, e poi lì ha scalato, diciamo, i vari gradini del sistema di potere. Per cui da giovane comunque, diciamo, la sua parte più chiara, diciamo, etnica si rappresentava di più rispetto a oggi, che è diventato un po' meno. E al contempo anche lo stesso Pezeshkian, che è quello lì dei riformisti, è il candidato dei riformisti, è di etnia azera, il padre è azero e la madre anche nel suo caso è curda. Qui lo vediamo, è quello lì alla estrema sinistra dell'immagine, e queste due, per esempio, all'interno appunto
delle candidature accettate potrebbero un po' far capire anche come, se per certi versi la parte dell'etnia curda di Qalibaf oramai è un qualcosa che tutti sanno e che per nessuno non se ne parla, perché Qalibaf è pienamente iraniano e basta. Invece nel caso appunto di Pezeshkian, la sua origine azera è un elemento che lui utilizza più volte anche nella sua volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti con la Turchia, e questo potrebbe essere un elemento che è stato per certi versi ingegnerizzato per poter portare i voti sia azeri, che come dicevo anche la madre di lui è curda, che curdi, lui è nato in un'area curda, che congiuntamente gli azeri sono circa il 25% della popolazione, i curdi sono circa il 9% della popolazione. E questo potrebbe essere un tentativo di poter spingere questi voti a andare alle urne. Al contempo, all'interno appunto di questa presupposta ingegnerizzazione fatta da parte appunto del Consiglio dei Guardiani, in questa immagine che tu hai messo, un'immagine che viene tratta da una rivista dei riformisti. I riformisti sono una fazione della Repubblica Islamica, che avevamo accennato l'altra volta, che negli ultimi anni è stata marginalizzata. Lo stesso Pezeshkian si era candidato in altre occasioni ed era stato vetato, in questo caso gli è stato permesso di candidarsi, e questo può essere un altro elemento appunto di queste elezioni. Probabilmente il Consiglio dei Guardiani e la guida suprema stessa, per cercare di risollevare quell'affluenza che è scesa dal 49% alle ultime presidenziali e al 43% alle ultime legislative, hanno provato a presentare un riformista che potrebbe teoricamente essere più d'appeal nei confronti delle parti della popolazione più giovanile o più alla ricerca di diritti, e anche, come dicevamo, più d'appeal nei confronti appunto degli azeri, dei curdi. E sempre lo stesso Pezeshkian poi aveva fatto il servizio militare nel Belucistan, che è un'altra delle aree a minoranza etnica molto controversa in Iran, e quindi forse anche di cercare di ottenere questo. Se lui è quell'uno, gli altri cinque, così come presentato in questa immagine di questa rivista facente parte della sua universo politico, rappresentano diverse gradazioni degli oltranzisti, dei principalisti, come vengono chiamati appunto nel sistema politico iraniano. In questa qui la vediamo anche meglio. Questa già l'altra volta l'avevamo utilizzata, è uno schema un po' vecchio oramai, datato, ma ci fa capire come in queste elezioni sia stato rimesso in mezzo uno dei modernizzatori riformisti, quello verde in alto che possiamo vedere. Pezeshkian fa parte di quella galassia dei riformisti, ma e questo è un altro elemento che probabilmente ha fatto comodo al Consiglio dei Guardiani, ed è questo un altro elemento che caratterizza tutte e sei i candidati, e che probabilmente è un qualcosa che era stato richiesto dalla stessa guida suprema. Sono tutti candidati che fanno parte del sistema politico iraniano, ma sono tutti mediamente grigi. Nessuno di loro ha una grossa base di potere, e quindi sono dei presidenti che, qualora eletti, non rischierebbero di fare ombra alla guida suprema e non rischierebbero quindi di andare in contrasto in maniera forte nei confronti della guida suprema. Per cui noi vediamo come di questi sei, uno sia nei riformisti che ci sono, un altro che è Qalibaf, che sta nella parte di quelli principalisti e neoprincipalisti sotto, e gli altri quattro in realtà fanno parte di questi Qaidari, che sono questa nuova galassia nata appunto dai principalisti, che negli ultimi anni va proprio pienamente sotto il supporto della guida suprema e del mondo dei Pastaran, che sono quelli che in questo schema è scritto IRGC, che è l'acronimo appunto
dei Pastaran, che sono un organismo militare, ma sono anche un organismo economico molto forte. Andando a vedere, quindi, diciamo, di questi sei candidati, c'è il candidato, andando da quelli meno papabili, c'è Zakani, che è il presidente, che è il sindaco di Teheran, che verosimilmente non dovrebbe avere questo peso così forte all'interno appunto di queste elezioni. Poi c'è Hashemi, pure, che è capo di una delle fondazioni economiche più importanti dell'Iran. In Iran l'economia è gestita fondamentalmente quasi in un sistema statalista, nella quale fanno la parte del leone queste fondazioni religiose e queste altre unità economiche, diciamo sistemi aziendali legati alla galassia dei Pastaran. E assieme circa un 60-70% dell'economia va presso a questi due, diciamo, gruppi. Invece quelli potenzialmente più papabili per queste elezioni e che potrebbero arrivare appunto a diventare presidente, quello probabilmente più controverso e più pericoloso potrebbe essere l'unico religioso che noi vediamo in questa immagine, che è pur Mahammadi, che è stato in passato vice capo dei servizi segreti iraniani, poi è stato ministro della giustizia e ministro degli interni, e la cosa più, fra virgolette, grave di pur Mahammadi è che lui, assieme a Raisi, nella famosa commissione che nell'88 portò all'uccisione da 8.000 a 30.000 prigionieri che erano nelle carceri, che vennero nel giro di pochi giorni condannati a morte e uccisi, Pur Mahmadi fece parte di quella commissione. Qualche anno fa venne tirato fuori, vennero tirate fuori delle registrazioni nella quale si sentiva la voce di Pur Mahmadi che partecipava a queste riunioni, e Pur Mahmadi ha più volte rivendicato la sua presenza in queste commissioni della morte, dicendo che lui ha fatto questo per tutelare il sistema e che dall'88 a oggi lui non ha perso una notte di sonno per le condanne a morte che ha fatto. E questo potrebbe essere il candidato potenzialmente che potrebbe non dare un messaggio così, diciamo, di apertura nei confronti appunto del sistema. Ed è quello che, sebbene sia considerato con non così altissime, diciamo, fra questi sei, quello che spesso viene posizionato come in quarta posizione, però secondo me potrebbe essere quello che gli inglesi, gli anglosassoni dicono il black horse, che potrebbe improvvisamente uscire e poter fare una sorpresa. Invece quelli più papabili, a questo punto andiamo su quella dei 5 più 1, che è dove si vedono meglio, sono invece, appunto, oltre alla figura di Pezeshkian, che abbiamo già analizzato, e che è stato ministro lui del governo Khatami, ed è un medico, quindi è un civile, ha questa sua doppia, diciamo, etnia minoritaria, e cerca per certi versi di occhieggiare alla parte più giovane o più aperta. E l'altro che potrebbe essere papabile è quello che è in seconda posizione da sinistra, che è Jalili, che invece fa parte di quella galassia dei Peidari, degli oltranzisti. Lui è stato negoziatore nucleare sotto Ahmadinejad e per detta delle stesse controparti occidentali che ci avevano negoziato, è considerato un dogmatico, e difatti sotto la sua direzione i negoziati nucleari fallirono. Lui ha criticato la gestione dei negoziati nucleari di Zarif, che invece poi portarono alla firma di un accordo con l'Occidente. Ha perso una gamba durante la guerra ed è una persona che già da ora ha all'interno, diciamo, fra i tre più papabili, ovvero Volibov, lui e Pezeshkian, ha la posizione più di netta chiusura nei confronti dell'Occidente. Lui è contrario ad aperture con l'Occidente, è contrario anche a negoziazioni sul nucleare,
e sarebbe una continuità assoluta con la linea della guida, ovvero con lo sguardo a Oriente. Qalibaf invece si posizionerebbe sempre nei limiti di tutti questi sei che dicevamo, che sono stati comunque ingegnerizzati per non fare ombra alla guida suprema, come una via di mezzo fra Jalili e Pezeshkian e un rappresentante dei principalisti, però sebbene anche lui abbia varie accuse di corruzione sul gruppone, cerca di presentarsi come una sorta di tecnocrate che quindi potrebbe un domani che diventasse presidente cercare di portare avanti, fra virgolette, una via cinese e di apertura anche quindi con l'Occidente per poter far resuscitare il piano nucleare. Una caratteristica importante sia di Jalili che di Qalibaf è che hanno ottimi rapporti sia con la guida suprema sia col figlio della guida suprema, che è quel Mojtaba che avevamo già nella puntata dell'altra volta accennato. Dei due cassati, Ahmadinejad in realtà aveva poche chance di poter essere eletto, perché come detto in Occidente lo si vede quasi come una sorta di antisistemico, ma in realtà in Iran è considerato uno che è stato portato nelle elezioni del 2008-2009 pur avendole perse, è stato la guida suprema che l'ha fatto diventare presidente, per cui poi dopo quanto realmente o quanto fittiziamente c'è stato un contrasto con la guida, ma non è che avrebbe avuto queste grandissime chance di elezione, mentre invece avrebbe potuto avere chance di elezione Ali Larijani, che faceva parte di questa potente famiglia Larijani, che aveva vari propri elementi in vari ambiti del sistema all'apice del potere della famiglia Larijani. Un fratello era il capo dell'ordinamento giudiziario, lui era il presidente del Parlamento e un altro era un importante pedina all'interno appunto del Ministero degli Affari Esteri, quindi e anche da un punto di vista economico erano molto importanti. E probabilmente questo network così forte, sebbene indebolito negli ultimi 4-5 anni, che caratterizzava l'Iran Larijani sia a livello politico che a livello economico, è stato il motivo per cui la guida suprema e il Consiglio dei Guardiani l'hanno cassato. Verosimilmente lui poteva essere, in prospettiva post morte di Khamenei, un problema per il figlio, perché avrebbe potuto rappresentare una galassia di interessi sempre all'interno della Repubblica Islamica, perché sempre all'interno dei Pastaran, ma alternativa a quella della guida suprema. Quindi su questo si possono spiegare anche il motivo del perché del blocco di queste due candidature un po' più importanti fra quelle 80 che dicevamo. Io qua sono quasi indeciso sulla domanda di chiusura. Intanto, guarda, telegraficamente, sento che insomma chi ci guarda insomma ha visto i commenti sulle elezioni in Turchia, sulle elezioni in Russia, un sistema appunto dove i candidati sono così, come dire, sono così selezionati e sono già su un binario che comunque è predeterminato. In un sistema così, che spazio c'è per i brogli elettorali? Mi viene in mente che abbia meno senso una volta che si sono stabiliti i candidati ex ante, ma vediamo anche a livello di affluenza, nel senso che per esempio in un paese totalmente diverso che è la Russia di Putin, a parte i voti stessi a Putin, nonostante i candidati fossero comunque candidati di facciata, l'affluenza è stata effettivamente gonfiata con vari episodi e anche statisticamente rilevabile, proprio per renderlo un plebiscito, diciamo, sulla guerra. Dato questa preoccupazione per l'affluenza, no, che tu poi spiegavi anche in Iran con la candidatura di un candidato riformista con un certo appeal, ci sono, diciamo, dati su appunto una certa significatività del fenomeno dei brogli o quantomeno del gonfiare l'affluenza? Allora, si dice da varie parti che l'affluenza sia stata gonfiata nelle ultime elezioni, però dall'altra parte io personalmente reputo che in Iran, a differenza per esempio appunto della Russia o della Cina, la volontà sia stata di gettare la maschera,
nel senso, in Iran hanno accettato di dimostrare che una metà della popolazione iraniana non va a votare, quindi non si è voluto fare tassi del 90 e passa per cento di affluenza alle urne del 90% di voto a Putin, e quindi si cerca tramite degli strumenti molto, fra virgolette, quasi democratici, di cercare di portare le persone a votare. E quindi si presenta il candidato azero, il candidato curdo, quello riformista. Probabilmente, se uno volesse pensare male, anche alla luce del fatto che nessuno dei sei candidati, diciamo, nella storia, quantomeno delle ultime elezioni presidenziali iraniane, solo nel caso del 2003 si arrivò al ballottaggio, perché diciamo, se tu ottieni il 51% dei voti, vinci, se non ottieni il 51% vai al ballottaggio. E io non escluderei, per esempio, da una parte per il fatto che nessuno di questi candidati ha una base di potere tale da raggiungere, se non sfinta, il 51% dei voti. In più, a oggi, alla data attuale, nessuno dei sei si è ancora ritirato. In passate elezioni ne venivano approvati, ma poi proprio a ridosso delle elezioni, che sono però venerdì, questo venerdì, molti si tiravano da parte e sostenevano altri candidati. In questo caso, probabilmente l'idea di fondo è di poter arrivare a un ballottaggio nella quale potrebbe esserci da una parte Pezeshkian e dall'altra un Jalili, un Ghalibaf, un Pourmahmadi, e in questa prospettiva costringere, fra virgolette, parte della popolazione iraniana nell'ottica del meno peggio, di andare alle urne per cercare di far vincere Pezeshkian rispetto, per esempio, a un Pourmahmadi, ma anche a uno stesso Jalili. E questo potrebbe essere un tentativo di far salire l'affluenza alle urne. Probabilmente non sarà così bassa come le ultime due case, ma non sarà neanche alta come appunto le tornate già appunto di Rouhani. Però penso che su questo loro abbiano un po' gettato la maschera, al contrario di altri sistemi autocratici. Per certi versi abbiano accettato di essere oramai, come detto all'inizio della nostra conversazione, un sistema simile al tanto odiato Occidente che loro spesso criticano, ma alla fine anche loro stessi sono finiti a tornate appunto del 50% di affluenza alle urne, quando invece fino a 6 anni fa loro si vantavano, la Repubblica Islamica si vantava di avere una base popolare, un legame col popolo che faceva sì che avessero delle affluenze alte. Per cui io penso che forse questo, io prevederei, potrei non escludere con abbastanza ragionevolezza, che si vada a un ballottaggio nella quale si cercherà di attirare i voti delle fasce che andranno appunto alle urne per cercare di ottenere il meno peggio. A oggi, andando a sentire le persone o sentendo appunto tutta la galassia dei vari media, buona parte della popolazione iraniana spinge al boicottaggio delle urne, per cui sia coloro i quali sono stati attivi in una maniera o nell'altra nel movimento appunto Donna, Vita e Libertà, ma anche, come dicevamo, buona parte delle persone che vivono i problemi quotidiani economici e sociali. E quindi per certi versi, andando a vedere, c'è una forte spinta al boicottaggio. Anche l'appeal di Pezeshkian, che è stato sostenuto da Khatami, come anche per esempio nei giorni scorsi da Zarif, il ministro degli affari esteri di Rouhani, che ha fatto il JCPOA per cercare di portare le persone a votare, in realtà appunto, come anche questo era Raisi, però no, appunto no, l'elezione di Raisi, il successore di Raisi, appunto, per cui questa è un senso forte che fa sì che molti non siano così propensi. Però poi, come detto anche nel caso delle precedenti elezioni,
comunque chi ha un lavoro pubblico o nel parapubblico per certi versi è costretto ad andare a votare, perché comunque tu, come anche in Italia, hai una tua tessera elettorale dove comunque ci sono i timbri delle varie tornate a cui tu hai partecipato. Per cui potrebbero, non ti chiedono chi hai votato, ma ti potrebbero chiedere di mostrare su tante cose che in Iran, come detto, è un sistema in cui lo Stato tuttora ha una forte presenza e ci sono molti beni sussidiati, e tu per ottenere molti beni sussidiati vai con la tua carta d'identità, che però al contempo ha anche tessera elettorale. Per cui da lì tu vedi, mostri se hai partecipato appunto alle elezioni. E quindi se in molti non vogliono magari andare a votare, ma in molti sono costretti ad andare a votare. E così come nel caso appunto di Raisi, circa, come detto, un 15-18% della popolazione poi votò bianco, votò nullo. E quindi quella è anche un'altra forma di astensionismo all'interno dell'obbligo appunto del voto. Per cui prevederei, diciamo con abbastanza possibilità di non smentita, un'affluenza di sicuro non altissima. Probabilmente non così bassa come l'ultima tornata, ma appunto non alta come le altre. E potrebbe, secondo me, essere abbastanza possibile anche che si vada a un ballottaggio, ossia per la relativa mancanza di così forte base popolare dei vari candidati. Non dimentichiamoci che di questi 6 candidati, 4 in passate tornate elettorali si erano candidati senza ottenere grandi risultati. E dall'altra parte, appunto, il ballottaggio, se Pezeshkian andasse, come potrebbe essere verosimile, al ballottaggio, quello sarebbe un altro tentativo di portare le persone alle urne. Nima, io ti ringrazio moltissimo, penso che ci hai dato veramente un'idea molto chiara che ci permette, insomma, di affrontare questo weekend di elezioni, e poi appunto all'indomani delle elezioni vedremo se si arriverà al ballottaggio o meno, e magari commenteremo insieme e vedremo che Iran uscirà fuori da queste urne. Io di nuovo ti voglio ringraziare, Nima, per la tua disponibilità. Ricordo a tutti gli spettatori appunto che nei link in descrizione troverete un po' di dati, troverete le fonti delle immagini che abbiamo mostrato. Quindi vi ricordo a tutti di mettere like alla puntata, che ci permette ovviamente di far girare di più con l'algoritmo che ci governa tutti i nostri contenuti, iscrivervi al canale, e ci vediamo quindi fra qualche giorno post elezioni per commentare insieme i risultati. Grazie di nuovo, Nima, grazie a chi ci ha guardato e ascoltato, buona giornata e serata a tutti. Un saluto a tutti, buona serata.